Grazie all'ispettore Anna Schingaro per averci dato qualche aggiornamento sul meteo. Allora, un altro po' di musica prima di andare in diretta con il nostro approfondimento. Lo abbiamo detto, parliamo di amministrative. Il nostro ospite Ninni Cea. A tra pochissimo, sì. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Dance baby, you don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now just this once. Sing baby. Torniamo in diretta, sono le 8:10 di giovedì 9 novembre 2023. È arrivato il nostro spazio dedicato all'approfondimento e come ogni giovedì parliamo di amministrative. E soprattutto, lo avrete già riconosciuto, io devo dire una cosa, un annuncio, una presentazione diversa dal solito, che ci sono, tra virgolette, i politici di vecchio stampo che, a differenza di quanto accade oggi, anche a distanza di tempo, sono davvero riconosciuti per strada e l'ho visto personalmente. Ninni Cea, bentrovato, bentornato qui negli studi di Telebari. Vecchio stampo. Che era un complimento, ovviamente. Sì, certo. Ovviamente togliamo l'aggettivo vecchio, cioè i politici di stampo. Ok. Anche perché quest'anno il vintage va. Va di moda il vintage. Sì, sicuramente, ma diciamo che non mi appartiene. Allora, intanto ricordiamo i numeri per intervenire in diretta: 080-501-4668 per le vostre telefonate e 085-01-9998 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora, lo sapete, Ninni Cea, candidato alla poltrona da primo cittadino all'interno della compagine del centrodestra. Ci siamo lasciati qualche mese fa dopo l'annuncio della sua candidatura. Lei ci ha un po' spiegato i suoi programmi, ma ovviamente a quel punto sarebbe dovuta nascere anche un'interlocuzione con il centrodestra, che sappiamo ancora fa fatica a trovare un nome. Che cosa è successo in questo lasso di tempo? Beh, questo lasso di tempo sostanzialmente non è accaduto ancora nulla, perché non si è ancora aperto ufficialmente un tavolo di confronto con le liste civiche. Oggi c'è un confronto solo all'interno tra i partiti, ma noi che rappresentiamo delle liste civiche, ovviamente di area,
non siamo stati ancora convocati a questo confronto per l'individuazione del miglior candidato sindaco. Quindi diciamo, per quanto riguarda il rapporto partiti liste civiche, siamo assolutamente all'anno zero. E credo che questo diciamo, non giochi a favore di una programmazione adeguata per poter affrontare le prossime elezioni in modo, come dire, mi ripeto, in maniera davvero adeguata. Ci troviamo purtroppo impreparati e arriviamo anche un attimino in ritardo ancora una volta a queste elezioni. Oggi avremmo già dovuto avere il candidato sindaco, espressione della società civile o uomo di partito, ma avremmo già dovuto averlo e avremmo già dovuto chiudere il tavolo di confronto e l'indicazione del candidato sindaco già da diverso tempo. Io sono d'accordo con lei, molto d'accordo con lei, eppure secondo tanti siamo ancora perfettamente nei tempi. Allora guardi, io faccio un'analisi che fondo essenzialmente sulla mia esperienza. Per la candidatura a sindaco di una città i tempi sono relativi nel momento in cui il candidato sindaco è persona conosciuta in città. E quando parlo di persona conosciuta non solo la notorietà, ma come dire, persona anche conosciuta professionalmente, nel suo inserimento nella società. È chiaro che i tempi invece diventano necessari e certo, quindi prolungarli e avere il tempo necessario per poter presentare alla città un candidato che magari non gode di quell'indice di notorietà elevato e tale da, diciamo, da non essere indispensabile che lo si faccia conoscere a lungo termine nella stessa città. Giusto per avere un'idea, anche se erano tempi molto diversi, l'ultimo sindaco di centrodestra che c'è stato, Simeone Di Cagni a Brescia, quanto tempo prima era stato scelto? Come si era arrivati poi a quel tipo di decisione? Beh, ci collochiamo in un'epoca purtroppo irripetibile, perché dobbiamo ricordare tutti che a quell'epoca avevamo Pinuccio Tattarella che guidava il centrodestra, quindi qualunque iniziativa posta in essere da Pinuccio Tattarella era già segnata in maniera favorevole dal destino. Quindi Simone Di Cagni a Brescia fu candidato per tempo, peraltro era conosciuta persona già nota, imprenditore già molto noto in città, conosciuto per le sue qualità imprenditoriali. Diciamo che ecco, Pinuccio Tattarella riuscì ad abbinare alla notorietà del candidato anche, come dire, l'espressione all'epoca sicuramente migliore della società civile, e il riscontro lo avemmo immediatamente. Però parliamo di un'epoca in cui, voglio dire, con Pinuccio Tattarella ci si sedeva al tavolo e in mezz'ora si era già individuato il candidato sindaco. Parliamo, ripeto, di altri tempi che sono solo oramai un ricordo, lontano ricordo, e ricordiamo purtroppo con grande nostalgia e ci mancano. Torniamo subito a parlare del centrodestra. Io vorrei aprire una piccolissima parentesi invece per chiederle, proprio tornando al discorso iniziale, che lei è una persona di grandissima esperienza politica, come invece legge quello che sta accadendo dall'altra parte in queste ore? Allora, la differenza forse dalle altre competizioni elettorali è che forse per la prima volta, almeno l'apparenza è questa, che il centrodestra sia unito, a differenza delle altre volte, cosa che invece non sta facendo il centrosinistra, insomma, con tutti questi battibecchi, primarie sì, primarie no, la scelta del candidato per il Partito Democratico, insomma, come legge quello che sta accadendo? Ma guardi, io con grande rispetto, perché non voglio interferire in un'area che non mi compete, però la mia chiave di lettura è positiva, perché il confronto è sempre positivo, quindi il dibattito è sempre costruttivo e porta a un risultato che poi è sicuramente unisce tutte le forze. A differenza invece di altre situazioni dove nel silenzio e in assenza di confronto poi spunta magari un candidato che non è stato condiviso dalla stessa coalizione nel suo insieme. Quando parlo di coalizioni non intendo solo partiti, perché ricordiamoci che le elezioni a Bari si vincono, non li possono vincere da soli i partiti, ma hanno necessità indiscutibilmente di avere anche le liste civiche che possano supportare quel candidato sindaco. Quindi un confronto è, per me è sempre costruttivo, e poi il confronto sia un po' più conflittuale del solito è irrilevante, e la conclusione è quella che conta, la conclusione di quel confronto che porta tutta quella coalizione in maniera unita e insomma convinta di quel candidato sindaco, e lo supportano in tutto il percorso amministrativo, elettorale,
per poter vincere le elezioni. Qualche giorno fa Forza Italia ha iniziato la sua campagna elettorale con una serie di iniziative fatte in piazza, nei pressi dei mercati, iniziando dal Corso Mazzini. E mi hanno colpito particolarmente le parole di Francesco Paolo Sisto, che ha detto, proprio in merito a questa vicenda, a questa questione dei tempi, se siamo in ritardo o meno, lui ha detto sì, è vero, forse bisogna accelerare, però in buona sostanza la cosa più importante è che si sta un po' guardando anche quali sono le mosse del centro-sinistra. È giusto guardare un po' quello che succede dall'altra parte, o un po', per dirla alla Barese, chi mena per primo mena due volte, giusto per utilizzare un... Ma guardi, io queste strategie non le condivido. Le elezioni amministrative non possono essere frutto di strategie tra un partito, tra una coalizione e l'altra. Io aspetto per vedere chi candidano e magari in ragione di quel candidato individuare il candidato dell'altra coalizione. Io invece faccio un altro ragionamento. Bari ha bisogno di una persona che sappia amministrare la città, indipendentemente dai candidati dell'altra coalizione. Questa persona va trovata con immediatezza, una persona in cui Bari possa, la città di Bari possa riconoscersi, possa riconoscersi per competenza amministrativa, possa riconoscersi per qualità morali sicuramente elevate, possa riconoscersi, ecco, in una persona in cui crede. Questo credo che sia importante. Poi, insomma, questi giochi di aspettare, vediamo chi è quel candidato, come se noi avessimo una rosa di candidati da contrapporre al candidato dell'altra coalizione, quella di centrosinistra, in ragione della notorietà o della competenza di quel candidato. Non penso che si possa fare una scaletta tra gli stessi candidati, uno più adeguato dell'altro, in relazione appunto al candidato sindaco. Che poi vorrebbe dire alla fine che non va bene nessuno, ma non va bene, hai ma non va bene assolutamente, nessuno in particolare. Ma non va bene assolutamente. Ripeto, io ritengo che trovare un candidato, cioè trovare, avere la possibilità di candidare per la città di Bari un soggetto che abbia quelle caratteristiche dell'amministratore, perché non dimentichiamoci, bisogna amministrare la città di Bari. Amministrare non significa far politica, significa offrire alla città di Bari e ai cittadini i servizi essenziali, significa dare alla città di Bari e ai cittadini barisi una qualità di vita sicuramente migliore, significa offrire, come dire, renderla più ricca, offrire ai commercianti garanzie certe, dare certezze sulle loro attività. Amministrare, ecco, ha ben poco con la politica. È più importante avere quelle competenze specifiche e metterle a frutto, e soprattutto ascoltare i cittadini, avere la capacità di ascolto, recepire quelli che sono i desiderati dei cittadini e trasformarli poi in atti amministrativi che possano soddisfare quei desiderati. A proposito di ascolto, ascoltiamoci una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Pronto? Buongiorno. Le chiedo innanzitutto di abbassare il volume del televisore, signora. Sì. Grazie. Sì, è già tutto passato quasi. Allora, vorrei dare una mia piccola opinione su quello che si è detto anche prima, sui voti. Sì. Ebbene, io avevo, c'era una signora qui su da me, che abitava, adesso non c'è più, lavorava in una ditta di Bari. Allora, una sera furono invitati tutti a una cena. Allora volevano dare voti a Berlusconi. E il datore di lavoro aveva già contato fra questi, diciamo, tra i suoi impiegati, il numero dei voti. Se io, dice, mi accorgo che manca uno, dice, sono guai per voi tutti. Quindi allora lasciamo stare questo. Tornando all'avvocato La Foggia, al dottor La Foggia, non ha torto quando non fa nomi. Non si fanno nomi, specialmente in questo paese, che sappiamo come la giustizia funziona. Allora, dico solo una cosa. Mi riferisco a un piccolo brano, perdonatemi, ma me lo dovete dare questo. Quando Gesù fece l'ultima cena, no? Sedeva accanto a lui Giovanni. Dice Giovanni a Gesù, maestro, chi è che ti tradirà? Allora Gesù non risponde, dice, colui che intingerà il boccone nel mio piatto.
come vedete, Gesù ci insegna a non fare nomi, perché non si può fare nomi. Però è vero, il fatto dei voti è vero. Grazie, buongiorno. Grazie. Potremmo dire cose su questo, ma magari lasciamo giusto fuori dalle amministrative. A cosa si riferisca quando la signora parla dell'amico e collega Michele La Forgia? Però su un punto faccio una riflessione, e queste cene, queste pranzi di natura elettorale, ecco, io ho sempre avversato questo sistema di fare campagna elettorale. La campagna elettorale si fa, e bene ha fatto Forza Italia a scendere in piazza e a incontrare i cittadini, e quella è la vera campagna elettorale. La campagna elettorale è quella dell'ascolto, è quella, come dire, del confronto con i cittadini, a volte anche un confronto, magari tra virgolette lo dico amorevolmente, aggressivo, però è un confronto. Bisogna saper ascoltare i cittadini e soprattutto dare la certezza a quei cittadini che non sono le promesse del momento, ma si raccolgono i loro consigli per tradurli poi nei fatti concreti, e quindi, ripeto, portare Bari a un livello qualitativo sicuramente superiore. Negli ultimi tempi, nonostante il nostro sindaco Uscende De Caro abbia fatto tante cose, però insomma abbiamo visto che c'è stata una regressione nelle varie classifiche per la città di Bari. Ecco, cerchiamo di riprendere per mano la città di Bari e di riportarla ai livelli che merita. Insomma, è capoluogo di regione, è una città stupenda e meravigliosa, il turismo ne è la prova, la presenza dei turisti a Bari è la conferma di quanto Bari sia bella e soprattutto valorizzi la Puglia, la regione Puglia, ma non solo la Puglia, l'Italia intera. Abbiamo un flusso turistico elevatissimo, quindi insomma cerchiamo di renderla qualitativamente ancora più bella, ma soprattutto ancora più appetibile turisticamente. Un'altra telefonata, pronto? Intanto saluto Nini Cea, che è un carissimo amico. Buongiorno dottor Damiani. Anche buongiorno, per motivi paterni. Ciao Nini. Ciao, buongiorno. Anche per motivi paterni, ahimè, ricordi bellissimi. Non ne parliamo, sono cose stupende. Al di là del fatto, sempre facendo citazione della signora, il giude in quel momento stava intingendo il pane nel piatto, quindi viene individuato poi il traditore. E sempre volendo, non voglio, lasciamo stare il Vangelo, però voglio dire solamente una cosa, ed è anche l'avvocato La Forgia. Nini, sei tu, e sei l'emblema, uno dei simboli. E quando mi guardo, se fossi tu candidato sindaco, sei felicissimo. Allora, grazie, andiamo, stiamo girando attorno. Qui vogliamo perdere, perché io sono del centrodestra, sì, ma un centrodestra che, ahimè, sta facendo anche politiche nazionali, filo PD. Quando tu mi togli il 25% di pensione ai medici che hanno lavorato, parlo del mio caso, ma di 300 medici andranno via, stanno chiedendo la pensione in questo momento a Bari, di Bari e provincia, voglio vedere gli ospedali. Allora andiamo nel concreto, tu sei molto diplomatico, però non va bene così, cioè un candidato, un programma, un decentramento negato, quando tu De Caro hai accentrato tutto, non hai servizi per le periferie, ci sarebbe da lavorare tanto. Concluda, inutile, dottor Damiani. No, voglio solamente dire, a me sta bene, magari Nicea, io voglio dire, ho fatto il nome suo per dire lì sta presente, ma che cosa stanno aspettando? Che veramente dobbiamo proporre un altro candidato che adesso è passato in centro-sinistra come quello l'ultimo del come l'ultima volta. Grazie. Beh, grazie al dottor Damiani. Grazie. Come replica? Non c'è niente da dire, come risponde? Io lo dico con grande modestia, ma in realtà in città, quando giro per la città, insomma, io ricevo lo stesso consenso da tanti cittadini. Questa cosa mi fa molto piacere, perché mi gratifica e mi stimola in questa campagna elettorale, e mi è di stimolo. Ma io mi sono sempre chiesto e mi sto chiedendo in questa esperienza, durante questa esperienza, allora quali sono i criteri per individuare un candidato sindaco? Voglio fare un esempio, cioè, se una persona necessita di uno specialista, di un medico o di un professionista, un avvocato, credo che faccia una selezione, nonostante il livello sia ottimo di tutti i professionisti, ma fa una selezione in base all'esperienza di quel medico o di quell'ingegnere o di quell'avvocato.
la credibilità che ha in città quel medico, quell'ingegnere, eccetera, e si sottopone a un intervento chirurgico o il caso che necessita, diciamo, con assoluta fiducia. Ora, il candidato sindaco, allora, se i criteri sono quelli di una competenza e di una capacità, io non credo che poi sia così difficile trovarlo, e lo avremmo già trovato da tempo, non credo assolutamente. Se poi i criteri sono ben altri, beh, allora alzo le mani, perché se il candidato sindaco della città di Bari deve essere biondo con gli occhi azzurri, bisognerà fare una sorta di mister candidato sindaco, il più bel candidato sindaco, un X factor se il candidato sindaco deve essere solo esclusivamente un uomo facoltoso, insomma la cerchia si stringe. Ma ditemi quali sono i criteri. Io credo che agli elettori della città di Bari necessita sapere solo ed esclusivamente che quel candidato sindaco è all'altezza di guidare la città di Bari, per onestà, per competenza e per esperienza politica. Stop, non c'è altro da ricercare. D'altronde, se noi mi chiedo, e questa è una domanda che pongo ai partiti di centrodestra, ma scusate, voglio dire, se esiste a Bari un, si usa adesso questa espressione, un Maradona della politica, e quindi il Maradona candidato sindaco per il centrodestra, io penso che sarebbe già venuto fuori da tempo. Cioè, non è che bisogna deve nascere anche in maniera adesso naturale. Certo, e né a me va l'idea anche che dobbiamo costruire oggi per il centrodestra un candidato sindaco da far conoscere la città, perché abbiamo perso troppo tempo. Ma tra 6 mesi si va a votare, quindi dobbiamo arrivare già con un candidato sindaco che non deve recuperare assolutamente del tempo, ma anzi al contrario deve rafforzare quello che già possiede, cioè quella notorietà e soprattutto quella competenza professionale. Le immagini, faccio un esempio, che cosa immaginate, scusami se mi rivolgo solo a te, ma dicevo, faccio un esempio, anche il rapporto con la stessa pubblica amministrazione, ma nel momento in cui il candidato sindaco è persona che ha avuto già un rapporto con l'ente comune, ma già un rapporto, come dire, di conoscenza anche dello stesso personale, che è importante, perché il personale è quello che supporta l'attività di un candidato sindaco. Quindi è un insieme di tasselli che vanno messi insieme per poi offrire alla città di Bari, ecco, il candidato sindaco più adeguato. Abbiamo una telefonata al volo. Buongiorno. Buongiorno. La sentiamo male. Sentiamo molto male. Sì, signora, se si può spostare per piacere, così. Pronto? Ecco, pronto? Ecco, prego. Allora, il grande problema della politica italiana è che vi fate la guerra fra di voi. Chi ci rimette siamo sempre noi. Prima delle elezioni siete tutti bravi, siete bravi a criticare quello che hanno fatto gli altri, però al momento, invece di risolvere i veri problemi che abbiamo noi, che abbiamo tanti, pensate solo a farvi la guerra fra di voi, a farvi la guerra fra partiti. Quello che conta in Italia è il partito, non il cittadino italiano, barese o torinese. Grazie, buongiorno. Questa è la percezione, diciamo, ha confermato molte io persone. Certo, ma è quello che ho detto poc'anzi, cioè, ho detto in maniera molto chiara che bisogna presentarsi alla città con un programma. Le forze di destra o di sinistra e la loro contrapposizione diventa relativa, perché quello che conta è il programma e quello che si offre ai cittadini baresi. E credo che questo vada fatto al più presto. Voglio dire, è un impegno che va assunto con gli elettori della città di Bari. Quindi io condivido pienamente il pensiero della signora. E su questo ci fermiamo, abbiamo purtroppo esaurito il tempo a nostra disposizione e torneremo, ovviamente, è volato via perché vola, è vero, torneremo a dialogare con Ninicea. Però io ho un piacere immenso stare qui, perché voi siete bravissimi, poi la vostra è una televisione oramai storica, per un'emittente storica. Ci conosce da un po'. Sì, ma poi devo dire, vi devo dare atto, e così vi lascio, della vostra capacità, come dire, di condurre queste trasmissioni. Grazie. Perché vedi, grazie, mi induci sempre al sorriso, e credo che iniziare una mattinata con sorriso sia il miglior toccasana, meglio del caffè. Il caffè, però anche il caffè fa il suo effetto. Grazie. Buona grazie come a sempre a Ninicea per essere stato grazie con noi. A voi, grazie. Ci fermiamo un po' di musica, non andate via, torniamo subito con altre notizie.